ci troviamo al fronte in uno dei momenti di calma piatta che normalmente sono preludio degli attacchi più violenti. Questi sono i territori riconquistati dall'Ucraina durante la seconda controffensiva. Stupisce davvero moltissimo, come avete potuto sentire nei video precedenti che ho girato, la quantità d'artiglieria e di droni e di uomini a disposizione della Federazione Russa, che nonostante nevichi di giorno e di notte continuano a bombardare e attaccare incessantemente. Noi trascorriamo il Natale qui, nelle trincee con i ragazzi. Qui si difende l'Ucraina, qui si difende la democrazia. Ragazzi, vi ricordate la bandiera che avete firmato l'anno scorso? È questa qua. Ha fatto 20 mesi vicino Balaklea, Izium, poi vicino Bakhmut, poi qui dove ci troviamo adesso, non possiamo dire dove siamo, e trascorriamo il Natale con questi ragazzi qui in trincea. Questa bandiera è stata anche in Inghilterra alla preparazione e adesso è sul fronte più caldo in assoluto di tutta la guerra. Non possiamo dire qual è, però è il fronte più brutto, quello dove siamo adesso. Qui è appena caduta una bomba e ha distrutto tutto. Qui dietro è caduta una bomba e ha distrutto tutto. Adesso proviamo a stemperare il clima facendoci un caffè. Sono andati a prendere questa bomba da qua, che avevo in macchina, così ci possiamo fare un caffè. Un saluto a tutti dai ragazzi e da tutti noi. Slava Ukraini.